In questo libro, il libro in realtà ha permesso a Mora di sfogare quella che è stata un'esperienza terribile, quella dei suoi giorni di carcere. E questa esperienza, che lo ha profondamente cambiato, gli ha però dato anche una grande occasione, cioè quella di capire chi era in fondo. Perché da quello che è emerso scrivendo questo libro è che probabilmente lui aveva raggiunto un limite, un potere talmente elevato, talmente dorato da arrivare a perdere il senso dell'opportunità o anche il senso dell'etica, della morale. E lui questo lo riconosce. Il libro non è agiografico, cioè non spieghiamo quanto abbia sofferto di Mora, perché è vero che di Mora ha sofferto, ma non ha avuto un'esclusiva sulla sofferenza, perché molti altri tenuti soffrono. Però lui ha sofferto tanto. Scriverlo è stato un'esperienza pesante, perché comunque il dolore viene sempre condiviso, anche chi scrive e chi racconta. E la grande occasione che lui ha avuto comunque è stata proprio quella di scoprire la sua famiglia e i valori quelli più essenziali. È vero, hanno abbandonato in tanti. Lui cita un libro, non facciamo i nomi di queste persone, ma solo cognomi, uno è signore di Dario Fede, i motivi se vorrà mi dirà bene oppure leggerete nel libro. E niente, io passerei una parola alla figlia Diana. Sono contenta che sia diventato da lui. Io ho fatto solo una piccola parte di questo libro, ho scritto questa lettera a mio papà. È stato molto difficile scrivere, pensavo che fosse più semplice, invece mettere sulla carta i propri sentimenti è difficile. Oltre i miei sentimenti ci sono i suoi. Spero che con questo libro voi riusciate a capire fino in fondo chi è l'Mora, cosa che fino adesso si è solo visto lustrini, paillette, ma invece è una persona vera con un'anima profonda. E questo libro ve lo fa conoscere molto bene. Grazie a tutti per essere venuti. Editore. Allora, che dire? Io conosco Lele Mora ormai da diversi anni e ho conosciuto recentemente Gabriele Mora. E quello che mi... sul libro avete già detto tutto, tutti voi, quindi non c'è poco da dire in più se non andate a prenderlo e leggerlo. Ma voglio sottolineare un grandissimo cambiamento. Quando io sono da lui, il tempo si ferma, è molto più riflessivo, è un uomo completamente diverso. Devo anche sottolineare che in questo momento io stesso sono stato fagocitato dalla famiglia. È una splendida famiglia. Ci sono due figli che sono molto attenti e lo curano in tutto per tutto. Lui stesso si fa aiutare nei consigli, pur avendo sempre l'idea di perseguire i suoi obiettivi. Matteo è stato bravissimo perché ha interpretato proprio l'anima di Lele, la sofferenza e tutto ciò che lui aveva bisogno di esternare, di comunicare. Quindi un abbraccio a Lele, alla famiglia e grazie a tutti voi. Capiranno il carcere con Antonio, c'è cioè, dov'è Antonio adesso? Posso prenotarmi per una confessione? Ci vorranno un paio di settimane. Sono abbastanza libero. Abbastanza libero. Magari anche una fragilità estrema come quella di una
tentativo di suicidio, dove purtroppo in carcere negli anni in cui faccio capodanno ne ho contatti diversi e mi fa sentire male perché penso di non essere stato all'altezza della situazione. Però ecco, penso che sono contento di avere conosciuto un momento più basso, il momento della risalita, perché quando l'ho incrociato in carrozzella e non avevo neanche riconosciuto, per me ho detto che questo parlando di qualche anno. E poi mi ha chiamato l'assistente capo del reparto, mi ha detto guarda che viene a parlare con Mora perché ha bisogno, mi ha spiegato quello che è successo. Allora sono andato io e gli ho detto guarda, ti ho visto passare, non sapevo neanche che ricordo, che era proprio un'altra persona. Penso che il dolore, come sappiamo manifestare la gioia attraverso il volto, così anche il volto manifesta il dolore più profondo che abbiamo. E io sono grato delle cose che gli ho detto, anche se mi sono costato un po', nel senso che quando ho saputo che avevo portato il permesso, avevo carcerati i livelli tossici, quelli che seguo in carcere, che forse potrebbero stare anche in altre strutture, ma comunque per adesso sono così, mi hanno detto brutto bastardo, e te la fai due mesi di soldi. Quando ci porti a noi, devo dire che non è qualche cosa che mi spetta di portare la gente in permesso, però lo faccio. E di solito, quella volta il magistrato ha risposto che fosse il cappellano, di solito dicono un volontario, e volontari che portano non ce ne sono, o comunque ce ne sono, lo fanno veramente. Allora io, soprattutto quando uno si è fatto 15 anni di galera, perché non devo portarlo? È un modo anche un po' di aiutarlo a recuperare una normalità della vita, anche se penso che poi uno abbia le sue cicatrici e se le porta dentro. E non ho mai parlato più durante l'ultima volta, di solito sono coperto dalla buona in chiesa. Però ecco, penso che questo libro è un po' una finestra che si apre sul carcere. E di questi giorni, ma non sapete nulla, è stato scarcerato un uomo da opera che ha fatto 4 anni di carcere gratis. Chissà come l'hanno aperto, quando l'hanno e quando l'hanno arrestato. E l'hanno scarcerato per non aver commesso il fatto. 4 anni gratis. Credo che, come ti ha detto Napolitano San Vittore, quello che l'Europa ha ribadito all'Italia sarebbe anche, magari, non so come si può fare, perché in Italia le cose sono difficili, penso che potrebbe essere uno spunto per cominciare a pensare che non tutte le pene hanno bisogno della carcerazione. Ci sono carcerati, però meglio Mazzi gli ha fatto fare la messa a quelli della faccenda della messa di Pasqua, quelli dell'alta sicurezza, che vanno da reati associativi a reati mafiosi, dove magari ci sono ammazzate 200 persone, però non tutti i reati hanno bisogno di un carcere. E il carcere, così come è fatto adesso, serve quello che serve. Se è vero che il 70% verrà reato, con le pene alternative al carcere il 3% verrà reato. Qualche cosa forse non funziona. Non so se avete detto.